appuntamento con il telesettimanale di Voce TV. Pandora è la carpigiana dell'anno. Rivelare il suo nome non si può perché si perderebbero i suoi scritti. Sono tante le lettrici che si rispecchiano in lei e tanti lettori maschi che ne sono stati sorpresi e intimiditi. È stato necessario un voto di scambio per fare passare in Consiglio Comunale la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Servizi Sociali. Molto teso il dibattito, poi un emendamento del PDL ha sbloccato la situazione. Guido Lugli, direttore del Borgo Gioioso, ha illustrato come sarà la comunicazione 2011 del centro commerciale. Fumetto e volontariato, i temi guida. Il neurologo non è un tuttologo, lo ricorda lo specialista Massimo Gentilini, invitando i medici di base a evitare gli invii impropri. Facciamo un incontro, propone, per codificare un percorso. La storia di Mobili Dall'Aria, una vicenda imprenditoriale destinata a durare più di mezzo secolo con il coinvolgimento di tre generazioni. La ditta premiata dalla Camera di Commercio per la fedeltà al lavoro. Il presidente della Dorando Pietri, Bruno Cavazzoli, ha intrapreso l'opera di risanamento del tetto in Eternit della Polisportiva, un'operazione a costo zero grazie all'accordo con un privato sul fotovoltaico. Nel 2010 ci sono stati segnali incoraggianti per l'economia modenese. Moderatamente positivo il bilancio di Maurizio Torreggiani, presidente della Camera di Commercio. Il 2011 sarà l'anno del marketing territoriale. L'ITIS Da Vinci ha ritirato a Firenze il premio per il miglior Comenius, il riconoscimento attribuito a 10 scuole, la delegazione degli studenti guidata dalla professoressa Donatella Barpe. Lipsia Vallauri e l'APAM Carpi hanno salutato l'avvio della terza edizione di Moda al Futuro, il progetto concorso rivolto alle ragazze dell'indirizzo tessile, coinvolte anche 16 aziende del settore. La mostra Da Canova a Modigliani, il volto dell'Ottocento a Palazzo Zabarella a Padova fino al 27 febbraio, un viaggio attraverso il XIX secolo dove il filo conduttore è fornito dai ritratti. Ed è tutto per questo ultimo telegiornale del 2010. Grazie dell'attenzione, a tutti i nostri migliori auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. Arrivederci.